Nel commentare il finale di Final Fantasy VII Remake, do per scontato che tutti voi l'abbiate visto. Quindi, al di là del fatto che ci stanno ovviamente gli spoiler, comunque non mi metterò a riassumere quello che succede, se non a grandi linee, per fare un po' di coesione con tutto quanto. Inoltre, inevitabilmente, devo anche parlare di alcuni altri aspetti del gioco che sono, secondo me, stati trattati male, che sono comunque collegati con il finale e il modo in cui loro hanno deciso di raccontare la storia. Un'altra cosa che va considerata è che Final Fantasy VII Remake è stato pubblicizzato e quindi venduto come un gioco sia per i vecchi fan che per i nuovi giocatori. Questo vuol dire che una persona che non ha mai giocato a Final Fantasy VII originale deve essere in grado di comprendere la storia raccontata in Final Fantasy VII Remake senza doversi fare i compiti a casa, quindi senza necessariamente avere un background di un vecchio fan. Questa cosa è importante perché vedremo più avanti che non avviene nel finale. Un conto è fare del citazionismo, cioè inserire degli elementi che accrescono l'esperienza del giocatore navigato che conosce già Final Fantasy VII, ma non tolgono nulla al nuovo giocatore che, ok, non sa che cosa sono quegli elementi, non coglie la citazione, però la sua esperienza di gioco rimane integra. Un altro conto è invece inserire degli elementi focali della trama nel finale del gioco che non possono essere compresi da una persona che non conosce l'opera originale. Detto questo, le cose da dire sono tante, io cercherò di esprimere le mie opinioni, le mie critiche, le mie idee nella maniera più ordinata possibile. Partiamo dal principio, partiamo dalla novità del remake, ovvero i fantasmi. Che io appena li ho visti ho subito inquadrato queste entità come l'ennesima Nomurata. Mi puzzavano molto di Tetsuya Nomura, di qualcosa che ci ha messo lui strana. Però ho detto, vediamo dove effettivamente vuole andare a parare con questa cosa. Io inizialmente avevo pensato che questi fantasmi fossero delle entità create dal pianeta, più o meno presente allo stesso modo delle Weapons, cioè degli strumenti che il pianeta utilizza per tirare acqua al suo mulino e difendersi, proteggersi o quant'altro. Più avanti nel gioco, per capirci nel finale proprio, noi scopriamo invece che questi fantasmi sono gli Arbiters of Fate. Fondamentalmente noi li chiameremo amichevolmente i Pulotti del Destino. Ovvero sono delle entità che non c'entrano assolutamente niente con il pianeta, che servono a tenere la gente sui binari di un destino prestabilito. Ovvero se quando qualcuno cerca di fare qualcosa che va contro il destino che è stato scritto per lui, intervengono questi fantasmi e lo rimettono sui binari. La prima cosa che non mi piace di tutto ciò è che fondamentalmente si incomincia a inserire all'interno del gioco una tematica, quella del destino ineluttabile, eccetera, eccetera, che nel gioco originale non c'era. Non ho niente in contrario nel espandere le tematiche del gioco, però la cosa diciamo che comincia a puzzarmi sempre più di Nomurata, che si sa che è fissato con queste cose, il destino, bla bla bla. Un altro motivo per cui l'inserimento di questo nuovo elemento nella storia non mi piace è che ha un valore soltanto se tu già conosci la storia originale. Perché con il senno di poi, sapendo che cosa sono i fantasmi, dopo aver visto il finale o comunque gli ultimi capitoli del gioco, quando ti viene spiegato, se ti vai a rivedere le scene in cui appaiono, ti rendi conto che sono tutte scene in cui gli eventi avrebbero preso potenzialmente una piega diversa da quella raccontata nell'opera originale. Esempio, nell'originale, dopo la prima bombing mission, Cloud incontra Aeris. Il loro incontro è breve, i due si separano quasi subito, mentre nel remake Aeris chiede a Cloud di restare con lei. E questo causa l'apparizione degli spettri perché non è così che le cose dovevano andare. Nel combattimento con Cloud e Reno nella chiesa, i fantasmi intervengono per impedire a Cloud di uccidere Reno in quel momento. Nel gioco originale, Cloud partecipa alla seconda bombing mission senza nessun problema, mentre nel remake viene tagliato fuori, quindi i fantasmi intervengono per, diciamo, sistemare questo pastrocchio. Ci sono altri esempi, ma il tutto culmina praticamente nella scena in cui Sephiroth uccide Barrett e Barrett ritorna in vita grazie ai fantasmi, dicendo la tua morte non era prevista, non dovevi morire così, bla bla bla. E questo è praticamente il gioco che ti sta dicendo, oh, se non l'hai capito fino adesso, perché non ci hai fatto caso, non ci sei arrivato, i fantasmi stanno cercando di mandare il gioco sui binari dell'opera originale. Dov'è il problema in tutto ciò?
Sta nel fatto che il destino che i personaggi stanno cercando di combattere e che i fantasmi gli impongono di seguire, si capisce soltanto a chi ha già giocato al gioco originale. Chi non sa niente dell'opera originale non ha assolutamente idea a quale destino questi fantasmi alludano. Tutto questo non causerebbe nessun problema se fosse uno strumento di metanarrazione utilizzato quindi per fare mero citazionismo. Ovvero, se tu conosci Final Fantasy VII originale, rivedi tutte le varie cose, c'ha un significato. Se tu non lo conosci, amen, cioè non muore nessuno, goditi la storia e la capisci lo stesso. Questa cosa non avviene assolutamente perché comunque i fantasmi sono inseriti all'interno della storia in profondità. È inevitabile che in qualche modo avranno un ruolo a livello della trama e che dovranno comunque essere spiegati e sviluppati in qualche maniera. Un'altra cosa che mi lascia perplesso dei bulotti del destino è che la premessa è che il destino è ineluttabile, tu non puoi cambiare il percorso che ti è stato già assegnato, perché se cerchi di farlo arrivano i fantasmini che ti fermano. Ora, la mia domanda è: soltanto i protagonisti hanno la possibilità di tentare di combattere il proprio destino e quindi vedere i fantasmi? Cioè, nella storia del mondo di Final Fantasy VII. Soltanto loro l'hanno visto i fantasmi, sono apparsi soltanto adesso? Non c'è assolutamente niente e nessuno che nel passato non abbia avuto un'esperienza simile e l'abbia documentata? Non c'è nessuno scienziato che abbia scoperto questo fenomeno e l'abbia studiato, abbia lasciato degli appunti, delle ricerche? Assolutamente niente? Questo che cosa mi fa pensare? Che tutta questa storia dei bulotti del destino, il destino ineludibile, eccetera, è una cosa che è stata inserita nel gioco senza effettivamente pensarci molto. È una cosa che vuole essere meta, ma che allo stesso tempo cozza terribilmente con il fatto che deve essere qualcosa che ha un valore, ha un peso nella trama. E questo lo rende molto meh. Non ci siamo, secondo me. È una cosa completamente sbagliata. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma aspettiamo di vedere negli altri episodi se approfondiscono la cosa. Possono approfondire quanto volete, ma la base di partenza, secondo me, è incredibilmente sbagliata e fatta senza un pensiero dietro, senza un criterio. E soprattutto, considerando come finisce, è anche improbabile che noi rivedremo i fantasmi in futuro. Improbabile non significa impossibile, ci arriverò anche a questo. Ora, prima di parlare del finale vero e proprio, bisogna parlare di altre due cose molto importanti. La prima è Aeris e la seconda è Sephiroth. Non mi piace come hanno trasformato Aeris in questo remake, nel senso che Aeris improvvisamente, dopo gli eventi nello Shinra HQ, diventa una specie d'oracolo. Lei sa tutto, lei ne sa a pacchi, lei sa cosa è quello, cosa è quell'altro e tutto quanto. E la cosa più incazzosa di tutto ciò è che lo fa nel tipico personaggio di Nomura che deve parlare a crittogrammi e non si capisce un cazzo. E qualcuno potrebbe obiettare, ok, però scusa, ragiona, abbi pazienza, serviva un personaggio che facesse un po' di infodump sulla cosa per cercare di capire come si collegano tutte le novità di questo remake rispetto al gioco originale. Io capisco la necessità, anche perché ti serve per forza fare un infodump per cercare di spiegare al giocatore la puttanata che tu hai fatto con sti fantasmi, no? Il problema è questo: tu mi hai cambiato la crescita e lo sviluppo del personaggio originale di Aeris. Perché nel gioco originale, Aeris, non sa qual è la sua posizione all'interno del mondo e all'interno della storia. È una cosa che scopre facendo il viaggio insieme a Cloud e gli altri dopo la fuga da Midgar. Perché è lì che praticamente avviene la sua presa di coscienza di come funziona il mondo, di cosa sono gli Ancient e cosa vuole fare Sephiroth, i suoi obiettivi e cosa lei deve fare come Ancient, qual è il suo scopo all'interno di questo grande disegno. Tutta questa cosa nel remake è buttata al cesso perché Aeris parte che lei già sa tutto, lei è sto cazzo, io so l'oracolo, io so le cose, parlo che non si capisce quello che dico, però fidatevi di me che andiamo bene. Poi a questo si aggiunge, parentesi, il fatto che lei tocchi Red 13, il Red 13 cambi, comincia a parlare, diventa meno ferale.
Io onestamente spero che non sia che Aeris c'ha il tocco magico e Red 13 è così perché l'ha toccato Aeris. Anche se si fa capire questa cosa, perché a un certo punto Red 13 dice: io sento i fantasmi, cioè i bulotti del destino, da quando Aeris mi ha toccato. Nel gioco originale Red 13 è cazzutissimo ed è Red 13 fin dall'inizio, fin da quando tu lo incontri. Non lo diventa perché Aeris lo tocca. Arriviamo dunque a Sephiroth, e con Sephiroth loro hanno fatto una cosa peggiore di quello che hanno fatto con Aeris. Per farvi capire la gravità della cosa, dobbiamo analizzare che cosa succede nell'opera originale. Nell'opera originale Sephiroth fondamentalmente non appare se non allo Shinra HQ. Penso che venga nominato ogni tanto, per esempio in un flashback di Cloud, se ricordo bene. Però fino a quel momento, diciamo, il gioco è ancora Avalanche contro la Shinra, e la Shinra sono i cattivi, noi siamo i buoni, no? Durante gli eventi dell'infiltrazione allo Shinra HQ, il focus della storia passa da Shinra cattivo ora a: oh mio Dio, è tornato Sephiroth. Ci sono una serie di indizi che fanno capire a Cloud, e probabilmente anche a Tifa perché era presente all'epoca, che Sephiroth, lo stesso Sephiroth che ha fatto il pastrocchio a Niblheim, è tornato. Fino a questo momento, probabilmente gli altri personaggi non sanno neanche chi sia Sephiroth. Magari lo conoscono come sì, l'eroe di guerra, Soldier fortissimo, eccetera, eccetera. Anche il giocatore a quel punto si chiede: ok, chi è Sephiroth effettivamente? Perché è importante? Perché Cloud è così spaventato dal fatto che sia tornato Sephiroth? Non c'è però tempo di spiegarlo adesso, perché siamo nella merda, cioè il presidente è morto davanti a noi, tutta la security nella Shinra ci sta col fiato sul collo, dobbiamo darcela. Quindi c'è la fuga in autostrada col minigioco della moto, tutto quanto, il boss, battuto il quale, si esce da Midgar e il gruppo decide che, non potendo rientrare a Midgar perché ormai c'è la taglia sulle loro teste, frattappa a una città vicina, cioè a Calm, dove Cloud spiegherà tramite il famoso flashback chi è Sephiroth. Questa serie di eventi dà a tutti i personaggi una motivazione per intraprendere un viaggio che è un viaggio di ricerca. Tutto quello che sappiamo è che Sephiroth, lo stesso Sephiroth che ha fatto quel casino indicibile a Niblheim anni fa e che si credeva morto o disperso, è tornato. Ha fatto determinate cose, si è infiltrato nello Shinra HQ, ha ucciso il presidente, ha rapito Genova. A noi dunque manca il perché, mancano le motivazioni che spingono Sephiroth a fare quello che sta facendo. Mettendoci sulle sue tracce, le scopriamo. Scopriamo che cosa vuole fare, quali sono i suoi obiettivi, e soltanto a quel punto diventa effettivamente un villain. Subisce una trasformazione e si conferma antagonista del gruppo. Nel remake questa cosa non avviene e non può avvenire. Per il semplice fatto che Sephiroth viene immediatamente inserito come un villain. E lui è già, a prescindere, l'antagonista del gioco, senza che venga fornita al giocatore una benché minima spiegazione sensata del perché debba essere così. Inizialmente, grazie alle visioni e alle allucinazioni di Cloud, noi giocatori facciamo la conoscenza di Sephiroth, ma a quel punto della storia ancora non sappiamo quale sia il suo ruolo, no? Chi è questa persona? Nelle battute finali del gioco, quando vediamo che Sephiroth è effettivamente concreto, ha un corpo, può fare delle cose, non è più un'allucinazione di Cloud che vede soltanto lui, ci viene però a quel punto presentato semplicemente come un cattivo. Perché deve essere cattivo? In questo remake Sephiroth è praticamente un antagonista a prescindere, perché è stato deciso così, è stato stabilito così. Aeris ormai è il profeta de sto cazzo, lei sa tutto, con parole criptiche dice che lui è un errore, che non dovrebbe esistere, eccetera, eccetera. Gente che non dovrebbe neanche sapere chi sia Sephiroth si autoconvince che lui è cattivo. Perché dovrebbe essere cattivo? Perché Sephiroth è un pericolo, perché lui vuole distruggere il mondo. Ok, perché vuole distruggere il mondo? Quali sono le sue motivazioni per farlo? In che modo distruggerà il mondo? Non viene spiegato e non ci interessa, perché ragazzi, se non l'avete capito, Sephiroth è il cattivo, dobbiamo uccidere Sephiroth. E questo, tra le altre cose, trasforma il viaggio che avrebbero dovuto fare i personaggi in seguito alla fuga di Midgar, non in un viaggio di ricerca, ma in un viaggio di vendetta, o chiamatelo come vi pare,
chi ha già uno scopo prestabilito, che è quello, dobbiamo fermare Sephiroth, non è più dobbiamo trovare, seguire Sephiroth, trovare informazioni su cosa vuole fare, vedere se effettivamente è una minaccia o meno, che praticamente farebbe un build up della sua persona e lo trasformerebbe poi come il villain che è. In questo caso loro escono da Midgar che già sanno, Sephiroth è il nostro nemico, dobbiamo trovarlo, scoprire dove si trova e saccagnarlo di mazzate. Quello che hanno fatto con Sephiroth è letteralmente tirare fuori un villain dal buco del culo gli ultimi 30 minuti di un gioco. E questo, secondo me, è peggio di quello che hanno fatto con Eris, perché Eris comunque è il suo personaggio che è cambiato ed è contenuto in quello. Cambiare Sephiroth in questo modo cambia le motivazioni del gruppo, cambia il perché loro fanno quel viaggio, cambia il modo in cui loro affrontano quel viaggio, perché hanno degli scopi differenti dall'originale. Ora arriviamo finalmente a parlare del finale vero e proprio. Dunque, analizzando come finisce la fuga da Midgar nel gioco originale, e sapendo che è vero che questo remake ha episodi, ma che ogni episodio deve comunque essere l'equivalente di un gioco a sé stante, era necessario chiudere con un climax, chiudere con una bella boss fight che non fosse quella del gioco originale sull'autostrada, per capirci, no? Il punto è che io mi sarei veramente aspettato di tutto. Io ormai stavo lì e ho detto prima o poi ficcheranno in mezzo Genesis The Crisis Core, perché devono comunque mettere tutto l'universo Final Fantasy in mezzo, no? Io mi sarei veramente aspettato qualsiasi cosa tranne quello che ho visto. E quello che ho visto comunque io penso sia assolutamente impossibile da prevedere per chiunque, perché comunque il gioco non ti dà delle informazioni sufficienti che ti permettano di fare un'ipotesi del genere. Allora iniziamo con Eris e Sephiroth che si scambiano battute criptiche in stile personaggi di Tetsuya Nomura che dicono tutto e non dicono niente. Qua già il giocatore comincia a sentire un certo cambio di stile e di atmosfera, ovvero questa cosa è molto diversa rispetto a quanto io ho visto e ho percepito nelle precedenti 40 ore. A questo punto tutti sappiamo perfettamente che cosa succede, ovvero entriamo in Kingdom Hearts. Questa parte del gioco a me lascia una perplessità che penso non se ne andrà mai, perché non c'entra assolutamente un cazzo con tutto quello che è stato fatto fino adesso, con tutto quello che è stato costruito fino adesso dal gioco. Sembra letteralmente che il team abbia chiuso il gioco il venerdì pomeriggio, ok ragazzi abbiamo finito, andiamo a casa, e durante il weekend Tetsuya Nomura sia entrato di nascosto negli uffici, abbia acceso i computer e abbia inserito le sue cose all'interno del gioco all'insaputa di tutti. La sequenza finale del gioco è Tetsuya Nomura che ha fatto quello che voleva lui, ha messo tutti gli elementi tipici dei suoi lavori, dall'ambiente, dall'atmosfera, il design dei mostri, i nomi dei mostri, la fotografia, la regia, le sequenze, le cutscene, è tutta roba sua, è tutta roba che non c'entra assolutamente un cazzo con tutto quello che il gioco ha fatto dall'inizio fino a quel momento. Qual è la narrativa che sorregge tutto questo? I personaggi sono obbligati a seguire il destino che è già stato imposto a loro e ci stanno i bulotti del destino che si assicurano che loro rimangano sui binari. Il destino in questo caso è il plot originale del gioco originale, cioè se i personaggi seguissero questo destino, fermerebbero Sephiroth, come avviene nel gioco originale, con tutte le conseguenze del caso e con tutte le perdite che affronteranno durante il tragitto. Ora qua si entra nel reame delle ipotesi perché ciò che succede non è chiaro e non deve esserlo perché è un lavoro di Tetsuya Nomura, quindi non si capisce niente e se non si capisce niente allora tutto è più bello. Però onestamente io penso che mettendosi ad analizzare il finale si giunga inevitabilmente alla stessa conclusione alla quale sono giunti tutti. L'idea che mi sono fatto io è che Sephiroth è qualcosa, non si sa esattamente che cos'è. Per me potrebbe essere anche un pulotto del destino che si è ribellato ai suoi compagni e sta a fare i cazzi suoi. Può essere un'entità
extradimensionale che vive al di là del tempo e dello spazio, può essere fondamentalmente qualsiasi cosa. Io penso che non verrà mai spiegato appieno esattamente che cosa sia. Sephiroth sa che il destino imposto ai personaggi causerà la sua disfatta. Quindi crea una trappola, cioè li convince di essere schiavi di questo destino e di non avere il libero arbitrio, in modo che loro entrino nella dimensione Kingdom Hearts, che ci stanno i bulotti del destino con i nomi in latino e tutto quanto, in modo da fare il culo al destino e quindi di conseguenza essere liberi di fare direttamente il culo a Sephiroth. Di fatto skippando tutto il resto del gioco e arrivando direttamente alla conclusione. Quello che succede è che i personaggi babbi ci cascano. All'interno del mondo di Kingdom Hearts, i pulotti del destino fanno vedere delle visioni ai personaggi. Queste visioni sono praticamente la plotline del gioco originale. R13 dice: questo che stiamo vedendo è quello che succederà se noi qui adesso falliamo. Ovvero sia, se noi falliamo e torniamo indietro e quindi non sconfiggiamo il destino, continueremo per la strada che il destino ci ha imposto. Che comunque inevitabilmente sarà che noi sconfiggiamo Sephiroth. Cioè, le visioni che ti fanno vedere i pulotti del destino in realtà sono una fregatura, perché ti fanno vedere soltanto gli eventi più catastrofici della cosa, non ti fanno vedere il risultato finale, che comunque, nonostante i sacrifici e tutto quanto, Sephiroth viene fermato. Ora, i nostri eroi sconfiggono finalmente il destino e arrivano da Sephiroth in un posto che è un'altra murata, l'Edge of Creation, vabbè. Probabilmente un posto dove ancora il destino non ha scritto niente, non ha potuto farlo perché non l'abbiamo distrutto prima, cose del genere. Non entriamo nei dettagli, no? E qua, ovviamente, ok, è giunto il momento di fare il culo a Sephiroth, ma Sephiroth dimostra a Cloud e Company, con un abile utilizzo di cutscene, che lui è troppo il più forte, quindi ancora non possono sconfiggerlo, non hanno ancora il potere, non sono in grado. Io adesso qua voglio aprire la parentesi, no? Se Sephiroth è più forte di Cloud e degli altri, perché non se lo ammazza da solo i pulotti del destino? Non si sa, ci avrà qualcosa a che fare col fatto che lui è un'entità strana, nomuresca, che non si capirà mai che cos'è. Oppure verrà fuori che i pulotti del destino non sono un'entità generale, ma ognuno ha i suoi e quindi i personaggi hanno sconfitto i loro. Boh, vabbè. Approfitto anche per dire che loro si sono giocati praticamente varie versioni di Sephiroth, One Winged Angel, lo scontro con Cloud, eccetera, tutto adesso. Quindi che cazzo faranno dopo? Qua si sta tastando il terreno del cambiamo i boss, attenzione. Ma ritornando al discorso che stavamo facendo prima, il risultato è che i personaggi tornano nell'al di qua senza aver risolto nulla, perché Sephiroth è sparito, non sono riusciti a fermarlo, quindi stanno da capo a 12. E si imbarcano in questo viaggio che non è più un viaggio di ricerca in cui si scopre chi è Sephiroth, le sue motivazioni, i suoi obiettivi, eccetera, e lo trasformano in un villain, lo confermano come antagonista, ma è un viaggio di vendetta, di fermiamo il cattivo perché lui è cattivo, eccetera, eccetera. Ora però la trappolona di Sephiroth si è attivata, cioè i personaggi hanno sconfitto, distrutto, ucciso il destino. Quindi significa che non hanno più un'entità che li aiuta, che li rimette sui binari quando loro stanno sbagliando. Questo ha tolto praticamente sia loro che Sephiroth dalla plotline originaria del gioco e quindi ha dato a Sephiroth una possibilità di vincere. E comunque non è finita qui perché ci sono altri elementi da considerare. Nel finale si vede Zack, nello specifico è il flashback di quando lui con Cloud arrivano vicino Midgar, vengono attaccati dai soldati della Shira, Zack li uccide tutti, ma ci rimette la pelle. A quel punto Cloud prende la sua Buster Sword e quello è il momento esatto in cui Zack viene cancellato dalla sua memoria e lui assume la sua persona, cioè in un certo senso lui diventa Zack senza saperlo. Ora, la critica maggiore che io mi sento di fare nella scelta di includere questa scena è che io che ho giocato al gioco originale lo so chi è Zack e lo so cos'è quella scena. Un povero cristiano che non lo sa, che per lui questo è un gioco nuovo, che se vede sta persona che è vestita come Cloud, c'ha la stessa spada di Cloud e c'ha i capelli diversi, la domanda che si farà è: ma chi cazzo è questo che non è mai stato nominato fino a questo momento della storia, non è mai stato accennato? Chi è? Boh. Quando Cloud e gli altri sconfiggono i bulotti del destino,
ci viene presentato il seguito di quel flashback in cui Zack sopravvive. Anche qui, no, io che ho giocato al gioco originale so che questa cosa non accade. Tu che non l'hai giocato pensi che quello sia la normale continuazione del flashback. L'implicazione di questa cosa la può capire soltanto chi ha giocato al gioco originale. Se non l'hai fatto, t'attacchi, tu non ci arriverai mai a comprendere il significato di quella scena. Ovvero, se io sconfiggo i pilotti del destino e tu mi fai vedere Zack vivo, che cosa significa? Che cosa stai cercando di dirmi? Che io ho fatto un bordello incredibile perché praticamente ho annullato retroattivamente tutti i tentativi dei pilotti del destino di mantenere la plotline sui binari. A questo punto, nel finale proprio, noi vediamo che ci sono Cloud e gli altri che si allontanano da Midgar e Zack e Cloud che si avvicinano a Midgar e i due gruppi si incrociano. Ora, io vorrei veramente dire che si tratta di astrattismo, è una metafora in realtà, cioè non è che loro fisicamente erano là, però Eris fa capire che lei sente che c'è qualcosa di strano in quel momento. Ora, la mia ipotesi è la seguente. Se esistono i pilotti del destino, non possono esistere universi paralleli o timeline alternative. Questo perché tutti gli eventi che creerebbero questi fenomeni vengono contenuti e controllati dai pilotti del destino. Ora, che cosa succede se io sconfiggo i pilotti del destino? Succede che improvvisamente e retroattivamente si creano un'infinità di universi paralleli e realtà alternative. Alcune delle quali praticamente hanno Sephiroth che vince. E Sephiroth è interessato a una di queste timeline, universi paralleli, chiamiamoli come vogliamo. Fondamentalmente, la timeline in cui Sephiroth vince, cioè quella con cui lui ha più probabilità di vincere, è quella in cui Zack non muore. Perché se Zack non muore, allora Cloud non prende la sua persona. Quindi non viene coinvolto in tutti gli eventi che succederanno dopo, non viene coinvolto in Avalanche, non va a fare la bombing mission, non incontra Eris, non si mette sulle tracce di Sephiroth, sono tutti gli eventi che poi porteranno il gruppo a fermare Sephiroth nella plotline originale. Quindi in sostanza la trappola di Sephiroth è stata quella di fregare Cloud e compagni nello sconfiggere i pilotti del destino in modo da catapultare sia loro che lui in una timeline in cui lui può vincere. Io penso che è inutile che vi dica quanto Kingdom Hearts sia sta trama, cioè una cosa veramente scandalosa secondo me. Però attenzione, c'è un particolare che io non voglio tralasciare, ovvero stiamo parlando di Nomura. Voi pensate davvero che sta persona, dopo aver inventato un'entità che sono i pilotti del destino, aver fatto quell'ambientazione e quel tipo di finale, lui li lascia perdere nel senso che sì, in questo gioco li abbiamo distrutti e non esistono più, non appariranno più? Io non penso. Un'ipotesi alternativa che avevo elaborato è quella che in realtà gli universi paralleli e le timeline alternative esistono. Semplicemente ognuna di esse ha i pilotti del destino che impediscono alle persone di andare a visitare timeline o universi diversi da loro. Che cosa hanno fatto Cloud e gli altri? Cloud e gli altri, distruggendo i pilotti del destino della loro realtà, della loro timeline, del loro universo, adesso, grazie a quella dimensione kingdomarziana che si chiama il Destiny's Crossroad, quindi è tutto un dire, possono viaggiare per le varie dimensioni. Quindi adesso loro sono praticamente nella timeline in cui Zack è vivo, però comunque ci stanno i pilotti del destino che a questo punto saranno i loro nemici perché i pilotti del destino dicono: oh, ma che cazzo fate qua? Voi non siete di qua, vi spacchiamo le gambe. Questo diabolico setup permette a Nomura di fare cose atroci delle quali parleremo, ma una me la voglio togliere subito, ovvero che se lui non toglie dalla scena i pilotti del destino, noi nel futuro ci dobbiamo aspettare le boss fight con i pilotti del destino alla Kingdom Hearts, come abbiamo visto nel finale di questo gioco, e questa è una cosa che fa molto 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 male. Per quanto riguarda i paradossi che possono nascere da tutto ciò,
Stiamo pur sempre parlando di Nomura, l'uomo che basta che non spieghi le cose oppure le spieghi in una maniera talmente complicata che non ci si capisce niente, e non potendo comprendere, non avendo la possibilità di farlo, tu non puoi capire cosa è sbagliato o cosa non funziona. Per esempio, io ipotizzo che i personaggi Cloud e Company sono speciali, quindi sono immuni perché hanno sconfitto il destino, quindi sono diventati destino loro stessi, una cosa del genere. O addirittura il fatto che, per esempio, se loro effettivamente vanno in una timeline diversa, non è che esistono due Cloud, due Tifa, due Barrett, due Aeris, due Red 13. Semplicemente loro vengono, si sostituiscono a quelli di quell'universo, semplicemente hanno i ricordi della loro timeline e non di quella in cui sono arrivati. La domanda che adesso io mi faccio è: questa cosa comunque, per quanto una nomurata possa essere, può avere una valenza, può essere in qualche modo bella, può essere godibile? Secondo me no, perché comunque sia tu hai inserito degli elementi che non c'entravano un cazzo con la storia originale. Nella storia originale c'erano altri temi, si parlava di altre cose. Perché Tetsuya Nomura, mortacci di te, hai dovuto metterci dentro il destino, tutte queste cose così, no? La free will, queste cose tipiche di Kingdom Hearts e dei giochi tuoi. Io insisto, ragazzi, per favore, se qualcuno alla Square Enix mi ascolta o gli può far arrivare questo messaggio, fate fare a Nomura il suo gioco, gli fate fare Verum Rex. Lo fermate, gli impedite di rovinare sia i giochi suoi perché vuole trasformarli in qualcos'altro, sia i giochi degli altri. Fategli fare il suo gioco, date qualcosa da fare a quest'uomo, mettetegli l'anima in pace. Ora arriviamo alla parte più tragica della cosa, ovvero questo finale, che cosa comporta? Perché qua, ragazzi, non è semplice come dire: vabbè, il gioco è bello, però il finale è gnè gnè. Un po' così così mi ha fatto schifo, eccetera, eccetera. Il finale fatto così, nel contesto dell'intera opera, è una vergogna. Lui ha inserito nel gioco una motivazione che, a mio modo di vedere, è debole, fuori luogo e estremamente egocentrica e irrispettosa anche nei confronti dell'opera originale, con la quale lui si può appellare contro qualsiasi critica gli verrà fatta nel futuro di questo gioco. Arrivati a questo punto, questo non è più il remake di Final Fantasy VII. Questo è dire: noi non siamo adesso più vincolati dalla plotline originale e possiamo fare con la storia quello che cazzo ci pare e voi non ci potete dire niente. Io adesso mi sento come se avessi acquistato e giocato un teaser giocabile del prossimo futuro gioco di Nomura. Io di base ho due teorie sul perché abbiano fatto sta cosa. La prima è che secondo me loro hanno già il gioco, la storia e la sceneggiatura dall'inizio alla fine. Si sono accorti che tipo, diciamo, dopo Midgar, eccetera, hanno fatto delle puttanate per le quali i fan li avrebbero sgozzati e quindi hanno inserito quel finale lì in modo da pararsi il culo. E se questa cosa è vera, allora siete dei maledetti codardi che non avete il coraggio delle vostre azioni e soprattutto, porca puttana, non fate neanche una ricerca per vedere che cazzo vuole la gente da voi. La seconda teoria è, diciamo, l'opposto di questa ed è però altrettanto tragica, ovvero loro vogliono fare come Final Fantasy XV. Ovvero coi sondaggi e sentire che cosa la community, i fan vogliono dal gioco e costruire il gioco intorno a quello. A me questa cosa fa imbestialire perché non si lavora così. Questa cosa la puoi fare in un videogioco di consumo tipo un MMO, in cui comunque la player base è molto vocale in come il gioco debba essere strutturato. In un gioco single player, nello specifico poi in un remake di un gioco che già esiste, quindi che cosa vuoi chiedere alla community? Che cosa vuoi chiedere ai fan? Sono stati chiarissimi, vogliamo lo stesso gioco fatto meglio. Quindi che senso ha fa sta cosa? Cioè, ma tu veramente hai fatto un gioco strutturato come arrivamo fino a un certo punto e poi da qui chiedemo? Cioè, ma voi siete fuori di testa!
La cosa positiva di questa teoria è che se è vera, allora c'è speranza. Loro già hanno fatto, mi sembra, un'intervista a Famitsu in cui hanno detto: ah, discutiamo del finale, vediamo che cosa ne pensano i fan. Io, porca puttana, spero che vi blastino da qui fino a quando deve uscire la parte 2 di sto cazzo di gioco e vi dicano: non toccate un cazzo, togliete Nomura dalla scrivania, rinchiudetelo nello sgabuzzino delle scope, non gli fate toccare i computer, non lo fate partecipare alle riunioni, mettete tutte le altre persone, lavorate a sto gioco e fatelo come debba essere fatto, fatelo come doveva essere deliberato, mantenendo le promesse che voi avete fatto per anni a tutti i cazzo di fan di sto gioco. Perché qua arriviamo alle promesse. Ora, io non voglio far semantica, ok? Perché c'è scritto Final Fantasy VII Remake, al giorno d'oggi può essere qualsiasi cosa. È anche vero che esistono altre denominazioni differenti da remake, come reboot e remastered. Il punto è che comunque questo prodotto è stato marketizzato, pubblicizzato, discusso, ci sono stati comunicati stampa, interviste. In cui si era garantito: ragazzi, sappiamo cosa volete, non vi preoccupate, vi daremo un prodotto degno dell'originale, bla bla bla. Se vuoi fare un reboot, un retelling, chiamalo come ti pare, ma dimmelo prima. Rendimi in grado di capire che cosa io sto andando a comprare e che cosa io sto andando a giocare. Tu non mi puoi fare un gioco di 40 ore che ha delle premesse e dei valori, che è spettacolare perché è esattamente quello che i fan t'avevano chiesto ed è estremamente bello anche da giocare per chi non conosce un cazzo di Final Fantasy VII. Tu non mi ci puoi far credere per 40 ore di aver fatto una cosa e poi in 40 minuti con quel finale del cazzo mi smonti tutto e mi dici: hai presente tutte le 40 ore che tu hai giocato fino adesso? Bene, nel futuro non sarà così, nel futuro sarà un'altra cosa, un'altra storia, qualcosa che decideremo noi e che sarà totalmente slegata dai binari del destino della plotline originale. Io ripeto, questo non è un gioco bello col finale brutto e quindi pazienza. Questo è un gioco che per 40 ore ha gettato delle basi sul suo futuro che in 40 minuti di finale ha gettato al cesso. Il remake che voi otterrete da tutto questo, da tutto questo progetto, è soltanto questo, è soltanto quel pezzo dall'inizio fino alla fuga di Midgar. Basta, poi tutto il resto sarà un'altra cosa. Forse sarò stupido io a sentirmi in questo modo, ma io mi sento preso per il culo da Square Enix, da Tetsuya Nomura e da tutte le persone che hanno lavorato a questo gioco. Perché, mi ripeto ancora, tutte le volte che si è fatto vedere qualcosa del progetto, che si è parlato del progetto, c'erano delle garanzie che erano state date ai fan, ai giocatori in generale, a tutti quelli che avrebbero potuto avere piacere di comprare questo prodotto. Queste garanzie ci sono, certo, ci sono nelle prime 40 ore. Negli ultimi 40 minuti ci avete fatto il dito medio. Siete dei vigliacchi. Siete delle persone senza vergogna e senza palle che non hanno il coraggio di prendersi le proprie responsabilità. Non avete avuto il coraggio di vendere questo gioco al pubblico per quello che volevate fosse. Glielo avete venduto come una menzogna. Probabilmente perché se ci avreste scritto Final Fantasy VII Another Story non se lo sarebbe inculato nessuno. E concludo dicendo che spero vivamente che voi vi mettiate davvero a raccogliere i feedback dei fan e che i fan vi facciano un culo così, costringendovi a ritrattare la puttanata che voi avete fatto col finale di questo gioco. Se prima io volevo comprare il seguito, la parte 2, perché mi aspettavo, cazzo, se la qualità è questa, se le premesse sono queste, chissà più avanti come diventerà. Io adesso lo voglio comprare per vedere che cazzo vi inventate di più atroce di questo. E la cosa che poi mi manda in bestia è che il gioco è bello. È bello, cazzo. È fatto bene. Io veramente per trovarci i difetti ho dovuto fare il nitpicking delle cose. Fatto veramente bene. E nonostante tutto, io non mi sento di dire a qualsiasi persona: compralo. Perché per me è un insulto. È un insulto al giocatore sta cosa.
Potrei dire, se non hai giocato a Final Fantasy VII originale, non lo giocare, gioca a questo. Non me la sento neanche di dirglielo, perché non mi va di privarlo dell'esperienza di Final Fantasy VII originale, e anche perché comunque questo remake c'ha degli elementi che è meglio conoscere l'originale per apprezzarli, cioè tutto il twist che loro hanno inventato alla fine, che Tetsuya Nomura ha inventato alla fine per il finale, si regge sul fatto che tu devi conoscere il gioco originale. Cioè l'unico modo per giocare a questo gioco, secondo me, è non fare il boss finale, fermarsi prima, oppure aspettare la versione PC e sperare che un gruppo di modder volenterosi metta una mod che permetta di skippare il boss finale e andare direttamente al postgame. In conclusione, secondo me questo gioco getta delle basi disastrose per il futuro del progetto. Io per carità i cambiamenti li accetto, se vuoi cambiare qualcosa e quella cosa migliora il gioco, ben venga. Cioè, ripeto, il lavoro fatto in quelle 40 ore di gioco è fenomenale. Dovrebbe essere così tutto il resto, non quella puttanata di finale. Quando ho giocato la demo, io ho detto: con questo gioco non puoi fallire, perché anche se tu fai il minimo indispensabile, che è rifare lo stesso gioco tale e quale, con la grafica migliore e la giocabilità migliore, tu per me hai vinto. Sono riusciti a scazzare, io, una cosa terrificante, mi fanno incazzare tantissimo perché sono riusciti a scazzare pur dandomi un prodotto che è bello, perché per 40 ore è bello. E io a sto punto è arrivato il momento che mi fermo, perché sennò io continuo a vomitargli addosso ingiurie, insulti e critiche. Non che non se lo meritino, però insomma stiamo ormai penso a 40 minuti di video, 35 quanti sono. Penso che il messaggio sia chiaro, la mia idea sia chiara. Purtroppo io non ho veramente neanche delle parole di chiusura, non so veramente come esprimere ulteriormente il mio disappunto, se non dire questo gioco è meraviglioso. Ma non lo comprate, non lo giocate.